di periodo di instabilità, nonostante il quale comunque il Viareggio ha tenuto relativamente botta, aveva perso la partita in casa con il Pietrasanta, riuscendo però poi a rialzare prontamente la testa nelle due gare in casa. Viareggio che oggi gioca in blu San Marco, meglio in blu un po' più chiaro, blu scuro invece e rosso la San Marco Avezza. Era finita 3-0 la partita d'andata, doppietta di Brega, due gol molto molto belli, in mezzo il calcio di rigore di Pazzini. Qua c'è il terreno sintetico, però giocare con la pioggia non è mai, dico, una bella cosa. La partita ha preso il via. Interno di destra, occhio a questo pallone, perché può partire, smecca rapidissimo, può anche entrare in area, smecca la sterzata conclusione, si immola Belluomini, ha perso l'attimo buono, smecca per calciare. No, ma interno di destra, mettendoci Belluomini, terzino, sul primo palo Minichino tocca. Altro angolo, deviazione, ha rischiato quasi l'autogol Minichino. Ricci, tocco sembrava netto, pallone fuori, conclusione con deviazione, angolo ancora, è andato Conti a calciare. Quarto angolo subito in questo avvio di gara, con Pasciuti ancora dalla bandierina. Pizza a mettere fuori, prova la conclusione, proprio Conti. Alto, non di molto, può andare da Cesciarino da Brega, si mette proprio Benassi che avanza, va allo sfondamento sinistro, deviazione di Zuccarelli, Tognoni, Marinai, due di là, si va da Manolo Benassi, arriva anche Belluomini, sguardo in mezzo, Benassi, Brega! Decolla Brega e fa lanciare il Viareggio, 12° in campionato, quarto d'ora 1-0. Cristian Brega! Far secchi i portieri avversari. Scusami, prima seguiamo questo tentativo di dell'amico con Belluomini che mette fuori poi piedi. On fire, anche se diluvia. Belluomini, cross basso, d'altro, la Cesciarini ha cercato la girata, gli è rimasto il colpo in canna. Sapienza su di lui, cross basso, smorzato bene, e poi Minichino che si fa trovare al posto giusto, e poi c'è un fallo. Rosso, attenzione rosso! Rosso per Pasciuti, colpo a palla lontana su, credo, Belluomini. O Manolo Benassi, no, è su Manolo Benassi. Donati, intanto scusami, bello il taglio, posizione regolare, ancora la conclusione di Smecca alta. Bella questa palla di Donati, bello il taglio di Smecca. Deve cercare di evitare, proprio il pallone per Smecca che cerca di piazzare. Si molla Brega con l'addome, praticamente riesce a liberare. Poi ancora dell'amico di testa, Benassi, Belluomini, lo evita l'angolo? Sì, Marinai però non evita la rimessa che... Il taglio interessante di Benassi, il pallone per lui, va di testa Benassi, Tognone in due tempi. Cesciarini, c'è Sapienza libero da questa parte, filtrante per Pizza, Brega, guarda la porta, Brega, Tognone a terra. E Zuccarelli di là, trova bene Della Pina, al taglio di Donati, il pallone per lui, Donati non l'aveva preso Sapienza, se l'era proprio perso, finale di primo tempo un po' con rischio. Minichino ha ricevuto a Stefano Marinai, Brega guarda la porta, fa da tramite, Manolo Benassi controlla, calcio fuori gioco. A mettere ordine, bravo Manolo Benassi che prova ad avanzare, continua il duello, la rimessa è per la San Marco Avenza. Bravo. Ha detto chiaramente, voglio dire, questa è un'imprecazione che non la puoi fare a un arbitro, è un'imprecazione che un giocatore ingenuamente non può fare a un arbitro che è lì. Corto Marinai, Minichino, ancora Marinai, pallone che decolla e non scende più. Si abbassa Manolo Benassi, sterza Belluomini, trova Benassi, il cross Tognoni, va coi pugni, Marinai calcia, Stefano Marinai! Che gol! Butta giù tutti i birilli con un grande, grande gol, aveva sbagliato il rigore domenica
e poteva averlo un po' condizionato mentalmente, e invece stavolta no. Ma io dico di sì. Benedini duro, occhio rosso. Hai visto? Ora non si può dire che cosa sta pensando Santini in panchina. Comunque, altro episodio chiave, 21esimo. Fallo di Benedini su Donati, Viareggio in 10. Pallone messo fuori da Carpita, ci prova ancora Cucurnia. Brega, batte e ribatte Zuccarelli, nuovamente Brega ad allontanare. No, e invece il sinistro alto da parte di Schipi. Della Pina, cross, secondo palo Ricci, poi è Sapienza a prolungare Schipi prima di Benedetti. Ora siamo proprio quasi all'attesa del tutto. Fischia tre volte Baldasseroni, il Viareggio che batte 2-0 da San Marco Venza, gol nel primo tempo di Brega, nel secondo.